Bene, buonasera a tutti. Siamo oggi in compagnia del professore avvocato Italo Ritorta perché mi ha chiamato urgentemente e mi ha chiesto di voler esporre denuncia avverso l'INPS perché oggi gli è capitato qualcosa di veramente spiacevole. Avvocato, se vuole ci spieghi, noi saremmo pronti ad aiutarla e a rendere pubblica questa situazione. Bene, grazie. Oggi a Caserta mi accingevo a previo appuntamento perché con l'app ho scaricato e ho fatto questa richiesta. Premesso che questa richiesta è stata scusate un po' di tosse perché io quando sto nervoso mi viene la tosse. Questa richiesta è stata diciamo varie volte effettuata e solo alla terza volta sono stato chiamato da questa ragazza che era una giovane, penso, un call center gentilissima, che poi attraverso un messaggio telefonico mi aveva fissato l'appuntamento. Ed è successo questo che io spiego nella denuncia. Prego, avvocato, gentilmente. Allora, il sottoscritto avvocato e anche giurista Italo Ritorta, nato a Napoli, e vabbè, avendo prenotato una consulenza con numero di identità 75 69 992, e questi se ce li possiamo giocare, può darsi pure che acchiappiamo una cosa di papacella. Il giorno 29 luglio 20 alle ore 13:15 presso la struttura di Caserta, punto gestione conto assicurativo individuale. Avvocato, ci spieghi, lei voleva semplicemente aggiornare la sua pratica? Io volevo, dato che io da giovane ho anche svolto attività di imprenditore, poi ovviamente ho cominciato a prendere anche lezioni private di clarinetto e ho svolto anche l'attività di musicista più nel Foggiano, diciamo, perché quella mia moglie era barese, è barese di Foggia, però aveva anche parenti a Foggia. E quindi ho fatto richiesta per il cumulo della pensione, anche per vedere se, dato che finalmente posso acquistare la prima casa, di vedere se era possibile anche accumulare anche sul TFR, perché poi svolgendo anche l'attività da docente, volevo, insomma, aggiornare la situazione. Bene, professore, continui con la denuncia. E allora, il giorno 29 luglio 2020, in effetti è stato oggi, alle ore 13:15, presso la struttura di Caserta, punto gestione conto assicurativo individuale, premessa l'impossibilità di prenotare per una consulenza sul TFR, cioè questa spaccetta di applicazione mobile non c'ha la specifica sul TFR. Allora ogni volta, a parte il fatto che ho dovuto aspettare 3 settimane per scaricare l'aggiornamento. Si recava il giorno e all'ora esatta, come richiesto dal messaggio SMS ricevuto sul proprio telefonino Huawei cinese, quello là buono che ogni tanto si spegneva, però purtroppo anche la batteria ha le sue circostanze. Il sottoscritto, cioè me medesimo, denuncia i seguenti motivi. Prego, professore. Il primo è che il sottoscritto ha dovuto attendere ben 45 minuti, pur essendo puntuale all'appuntamento, per essere ricevuto. Ho avuto a che fare con le guardie giurate, le quali giustamente si giustificavano, ma io credo che è veramente insopportabile oggi nel 2020 essere trattati in questo modo. Bene, professore, arriviamo al punto 2. Dopo varie insistenze personali, ho avuto la possibilità di parlare con il signor Motta al telefono, indicato da questo presunto funzionario che poi vi andrò a descrivere. Il quale il signor Motta, attenzione perché io poi sono dovuto andare nella guardiola, cioè questi miserabili, no, perché sono persone miserabili, non hanno avuto nemmeno la creanza di farmi accomodare
è trattato come una bestia, no? Perché tutto questo si svolgeva al di fuori dell'ufficio, praticamente sulla zona pedonale, in balia dell'ascolto di tutti, e tutti dovevano sapere la mia situazione. Allora, questo signor Motta alla fine, nonostante il caldo, che c'erano abbastanza 40 gradi, mi dava delle indicazioni, ma che poi sinceramente io, anche un poco demotivato da questa situazione, stavo ad ascoltare un po' sì e un po' no, perché le sue risposte ovviamente erano insoddisfacenti. Bene, professore, passiamo al punto 3. Ho avuto un ulteriore colloquio dopo, successivamente, di ben mezz'ora, con un funzionario di cui io non conosco il nome, ma io lo chiamerei Parsifallo, perché, diciamo la verità, perché sono un po' anziano, se no gli avrei veramente schiaffato un ceffone in faccia dal modo in cui si è presentato, dal modo in cui indisponente si è posto, e anche dietro le scusanti del Covid, perché oggi, se sei un uomo di merda, la colpa è sempre del Covid. Hai capito? No, invece loro non si assumono la responsabilità di quanto persone di cacca queste sono. Ma ovviamente io questa persona, se la dovessi rivedere o in un'aula di tribunale o in qualsiasi altro posto, la riconoscerei, perché era così talmente arrogante il suo modo di fare che diventerebbe riconoscibilissimo al primo momento. Ovviamente il signore, dopo vari inviti che ho cercato di avere una conversazione privata, perché poi io non volevo raccontare tutta la mia storia davanti alle guardie giurate, davanti intanto la gente cominciava ad entrare, non so per quale motivo, e quindi ascoltavano le mie, diciamo, domande, le mie perplessità. Domande, alcune delle quali intaccavano o, diciamo, riguardavano, forse era meglio, la mia vita privata. Bene, professore, passiamo al punto 4. Sempre al di fuori dell'entrata dell'edificio IBS, sono stato invitato alla fine del dialogo, diciamo della conversazione, ma mi è sembrato più un monologo arrogante, di riprovare a prenotare la mia richiesta attraverso l'applicazione dell'INPS, e mi sembrava veramente uno sfottò. Ma comunque, il sottoscritto avvocato Italo Ritorta, per questi motivi, PQM denuncia i gravi fatti accaduti, considerando, primo, di essere un contribuente INPS che da quasi 40 anni mette il proprio denaro in queste casse incognite, che non sappiamo mai che fine fanno. E due, di dare la possibilità al cittadino di essere ascoltato in modo civile e garbato, da poter essere garantita la richiesta e almeno l'accesso a un ufficio dove poter avere un normale e cordiale colloquio. Premesso che l'appuntamento mi era stato dato e inviato sul mio telefonino, quindi non avevo nessun motivo a non accettare. La ringrazio per la cortesia, per avermi dato questa possibilità di denunciare i fatti gravi che sono accaduti oggi, il 29 luglio del 2020. Grazie e arrivederci. Bene, professore, noi indagheremo su questa situazione, perché troviamo che sia molto grave quello che è accaduto. Faremo le nostre indagini e provvederemo al più presto a darle delle risposte. Bene, grazie. Ovviamente, se le cose non si risolvono, io dirò al maestro Marigliano di non continuare assolutamente la terza parte del programma di agosto, che riguarda il programma del Lussemburgo. Bene, professore, però non stia arrabbiato, non vedo cosa c'entra l'arte con la... Io so bene quello che faccio, so bene quello che dico, e quindi arrivederci e grazie. Bene, ci scusiamo, lo vediamo molto rammaricato, l'avvocato, anche perché è ottantenne,
un po' provato da questo pomeriggio sotto al sole davanti a delle persone veramente arroganti e con un atteggiamento incomprensibile. Grazie professore, Grazie a voi, arrivederci.